Una serie di ritratti fotografici nei luoghi della quotidianità delle donne stesse, dai pubblici amministratori alle commesse, dalle studentesse alle nonne, dalle libere professioniste alle artigiane. Anche la fotografia racconta la giornata internazionale contro la violenza di genere, l'originale iniziativa è del fotografo Angelo D'Aloisio. La campagna si chiama Ci metto la faccia, una sessantina di volti in successione che mettono in rete le donne sul posto di lavoro. È uno spaccato a 360 gradi della società, come rimarca lo stesso D'Aloisio. Se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza. L'anno scorso ho trattato il tema del poco parlare di questa cosa durante l'anno e ho fatto un manifesto in collaborazione con Spazio Giovane di Imperatore Peligna con una ragazza bendata. E quest'anno invece, siccome se ne comincia a parlare anche in maniera più diffusa durante tutto quanto l'anno, quindi non è un argomento solo di un singolo giorno, ho scelto il discorso del ritratto. Ci metto la faccia perché devo ringraziare delle professioniste e delle ragazze di Sulmona, Pradola, del circondario che hanno prestato la propria immagine per questa campagna e sono semplicemente foto semplici fatte negli ambiti di lavoro che comunque vanno dall'imprenditrice all'impiegata di banca, alla sindacalista, alla studentessa. Ho voluto dare proprio uno spaccato della società e di tutte quante le età. A dare in man forte l'iniziativa del fotografo sono state le associazioni Spazio Giovani del progetto di Pradola Peligna e la Diossa di Sulmona. Tutte le foto sono consultabili sulla pagina Facebook di One Shot Live. Senti che bel rumore. Ma forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Se davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.